by working as a sculptor or even painting, you see, you feel much more free. Your freedom and your capacity of expression is bigger. Where I believe, the architecture goes beyond, you see, is in the scale, because you can penetrate it, you can enter inside, it evolves you, is part of yourself, is an extension of your codes, and then becomes, you have such an intimate and beautiful relation with architecture, because it can become your home, it can become the room where you sleep, and the places where you spend the time with your family, with your friends, by work, and so. So the architecture is, as I say, you see, closer to us, more intimated, and in terms of scale, let's say, superior to the other two arts. Santiago Calatrava è un progettista spagnolo con un vero talento per la progettazione dei ponti. È relativamente giovane, nasce nel 1951 a Valencia e si laurea in architettura, poi però completa la sua formazione in Svizzera, all'ETH di Zurigo, una formazione più di carattere strutturale, più sull'ingegneria. È lui stesso che ci racconta che la sua prima opera è stata un balcone, quindi una cosa molto piccola, che però ci dice già molto del suo talento. Poi ancora piccole cose, sempre diviso tra la Svizzera e la Spagna, e poi la grande occasione di progettare due strutture, una in Svizzera a Zurigo, una stazione ferroviaria, e l'altra invece in Spagna, a Barcellona, per l'occasione delle Olimpiadi del 1992. Sono queste due opere che lo fanno diventare famoso. Santiago Calatrava ha rinnovato completamente la progettazione dei ponti. È stato, possiamo dire, l'inventore delle pop structures, delle strutture pop, dei ponti pop, strutture rivolte a un grande pubblico, che siano pensate per avere un audience, per essere sorprendenti, per stupefare. Ecco, le pop structures di Calatrava sono tutto questo, sono strutture pensate per il grande pubblico. Per un ingegnere è molto strano, l'ingegnere normalmente ragiona in termini di risolvere il problema con la soluzione migliore, e la soluzione migliore è sempre la soluzione minima. Il principio di minimo ha sempre indirizzato l'ingegneria e il progettista, e minimo significa minimo consumo di materiale, minimo spreco di materiale, significa minimo costo e significa anche minimo investimento di tempo per la costruzione. Sono questi i principi da cui l'ingegnere si è fatto sempre guidare. Ecco, Calatrava no, ha iniziato un nuovo modo di progettare i ponti, l'ha cambiato per sempre il modo di progettare i ponti e le grandi strutture, e l'ha così stravolto da avviare una nuova strada, che poi ha avuto innumerevoli tentativi di imitazione, non tutti dello stesso livello, ma certamente ha avviato una scuola, un modo nuovo di progettare. Le strutture di Calatrava non sono mai di grandissima luce. Calatrava non progetta il ponte sullo stretto di Messina, non è questo il suo target. Calatrava progetta strutture di luce intorno ai 200, 300, 400 metri, ma insomma è davvero già un limite. Sono strutture molto adatte alle città. Il committente che cerca Calatrava, che vuole Calatrava come progettista per una struttura, sta cercando un progetto stupefacente, sta cercando un progetto che faccia parlare di sé, che richiami l'attenzione, qualcosa che non deve essere mai stato fatto. E la capacità di Calatrava di interpretare il luogo e di realizzare in ogni luogo il landmark, l'icona, il simbolo per quella città è davvero sorprendente. Tutta la progettazione di Calatrava è partita da questo: creare un'icona per la nuova città.
Il ponte di Calatrava si inserisce come una scultura alla scala territoriale che riesce davvero a cambiare il modo di percepire il luogo e soprattutto che riesce ad attirare turismo. È una struttura per un pubblico.